Ragazzi, qui è del 38 e siamo alla quindicesima parte. Oh raga, quindicesima parte. E abbiamo fatto un'isola, cioè ci abbiamo fatto 15 parti. 1, 2, cioè 5 parti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parti per, diciamo, un'isola. Che, come avete notato, ci sono le parti di storia che si suddividono in due isole, non necessariamente solo una. Quindi è una cosa molto buona. Ma dobbiamo fare questa parte qui con Ace. Dico con Ace perché noi sceglieremo Ace e lo utilizzeremo, perché sarà forse l'unica volta che lo possiamo usare rispetto a Jinbei o a Crocodile, che in futuro si potrebbe forse riusare. Crocodile forse un po' lo vedo difficile, ma se nella campagna non li possiamo usare nessuno dei due o solo lui, sappiate che comunque faremo la modalità Diario dei sogni, e utilizzeremo i personaggi che non abbiamo utilizzato nel gameplay, eh? Quindi ho letto un commento nel primo, una delle prime parti del video, proprio che ho con quello là, il primissimo video dedicato, mi è piaciuto che uno ha scritto: se vi interessa guardate, andate a vedere il mio canale che sono più avanti con la storia. Io mo non so a che parte sta con la storia, io sono arrivato a Ace, che credo che siamo sì o no già a metà del gioco. Mo parentesi, però io vi dico, io alla fin fine i video li sto caricando, anche se saranno, anche se purtroppo usciranno, intanto avviamo, usciranno in maniera un po' randomica, però farò la playlist, tranquilli, dove faccio vedere dalla parte 1 fino alla fine, in ordine cronologico. Perché comunque, ecco qua spiega la cosa, che comunque, attenzione ragazzi, sì, stavo sentendo, che qui comunque, attenzione, io faccio un video per mappa. Quindi siamo onesti, non mi metto a fare una mappa, due, tre mappe, o vi faccio tutta l'isola, perché allunga troppo il brodo e durare un video di un'ora o quasi due ore è troppo. Soprattutto per una dinamica di gioco come questa, perché impazzisci. Quindi divido con episodi, perché sono un po' autoconclusivi, diciamocelo, quindi sono degli episodi. Quindi mettere parte 1, 2, anche se ne esce uno più tardi o roba simile, non è un problema se ci pensate, perché alla fin fine potete recuperare come l'episodio perso precedente. Alla fin fine io sto sfruttando di fare la campagna per utilizzare determinati personaggi, siamo onesti, perché poi ognuno la usa a modo suo la campagna, capito? Quindi è soggettivo. Ecco qua, qua infatti lui mo barba bianca vuole far scappare tutti i suoi compagni, i suoi figli, come li chiama lui. E infatti dice di andarsene, cioè se la vede tutto lui. Eh sì, lui è figo, io ho dato il titolo del titano, il bianco titano, perché barba bianca, titano, è un gigante. È fantastico, io non vedo l'ora di vedere nuove mappe, perché qui... Perché il prossimo sarà quello di Don Flamingo, che e sarà fantastico, già ve lo dico, sarà molto tosta come gioco. E non so come sarà suddiviso, Ma dobbiamo affrontare a sti baccalà. Secondo me avremo anche la skin di Ace tutto rovinato, un po' devastato, danneggiato. Eh sì, questa scena è bellissima, che lui ringrazia. Beh, non proprio, non è che lo fa, mi sembra. Sì. Bellissimo il riflesso di, chiamiamo, di luce che ci sta con le fiamme che circonda. C'è sta. Dai! E ora vi gioca. Madonna, quanti alleati abbiamo ancora qui. Qua proprio a livellare i personaggi. È un gioco da ragazzi. Qua dobbiamo ritornare indietro, perché noi dobbiamo scappare stavolta, sicuro. Ma è una questione di scappare. Giustamente i due, se muoio uno dei due ci sta. Mo, come avete visto, noi abbiamo potenziato tutti questi personaggi, eccetera. Abbiamo potenziato Koshe. Mo non potenziamo ancora questi. Per il momento evitiamo, perché
No, ah, questo è Ace, è vero, questo è Ace. Ace. Ace, eh sì, dove potenziare Ace? Ace ci vuole. Ace ha bisogno di essere potenziato assolutamente. Aspettate che tutte combo la fa qua. Vediamo se possiamo fare. No, voglio vedere dove arriva, dove posso potenziargli. Ah, ottimo. Vedete, così posso. Ottimo, vedete quello che sto facendo? Dai, curati. Uno, due, vediamo dove posso arrivare. Ah, ottimo. Ah, non posso? Ah, devo per forza far così. Ah, ho il cappello, ok. Ah, vediamo dove. Guardate dove lo sto portando praticamente. Assolutamente. Delle due belle combo. Ok. Ok, manca quello là di. Versione Aesop mi manca. E oddio, non avevo. Non ho questo. Ho dimenticato. Ma no, vabbè, in aria non fa niente. Sono le combo. E abbiamo pure queste da fare. Guardate come potenzio Ace in questo modo. Questo è un trucco molto comodo perché hai di base un buon supporto. Vedete, mo non posso più fare nulla. Quindi vediamo qua se posso ancora fare. Posso fare qualcosa? Non posso più fare nulla, presumo. Guardate, mi interrompe. A parte che devo comunque sbloccare questi, vedete? Se faccio questi sono a un buon livello di attacco. Vabbè, comunque non è messo male, anche potrei. Ecco qui, vediamo con un po' di attacco io potenzio un po', è la cosa migliore. Ok, aumentiamo la stamina perché lui comunque è veloce. Ok, perfetto. Abbiamo Ace, ad esempio, abbiamo solo 4 combo, però di abilità ne abbiamo sempre le stesse. Quindi diamo pure il sangue. Ok, guardate che cosa faccio. Corpo ci sta. Cioè, io miglioro sempre la questione degli attacchi. Perfetto, e mo stavolta. Vediamo di far qualcosa. Ace, Lucio. Bellissimo, vediamo quanto è forte. Ace è un Roja, quindi finalmente usiamo un Roja figo. Che abbiamo già usato in teoria un Roja prima, che è stato Crocodile, ma ci siamo esercitati a farlo, quindi. Cioè, io sto livellando i personaggi come non ci fosse un domani. Se vedete quanto sono potenziati, mi guardate male. Già lo so. Ghiaccio e fuoco. Cioè, tu vuoi veramente competere? Perché mo giustamente dico: no, tu non scappi. Io ti sconfiggerò. Stai parlando con un tizio di fuoco contro un tizio di ghiaccio. Quindi. Palesemente sei proprio sicuro, di sicuro 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 di affrontare, di provare a sfidarmi. Ah, è vero, quello potevo muoverlo, vabbè, non ci ho pensato. Sì, c'è una di. Vedete, mo il Roja, mo sono diventato tutto di fuoco. Il Roja serve questo. Chi è di Roja praticamente può circondare e fare nuove combo di combattimento. Ah, ecco qua, vedete? Cambia un po' qualche combo di combattimento per via dei suoi tecniche. Madonna, come lo sto bruciando vivo a quel tizio. Vabbè, ma ci sta, eh. E un attimo, vediamo di distruggere anche quello. Però se togliamo di mezzo lui è la cosa migliore. Vabbè, lo so che hai tolto il ghiaccio. Madonna, povero Rubber, Rubber già congelato. Poverino. Madonna, come lo sto massacrando. Vabbè, ma con uno che è di ghiaccio, mo, secondo voi, mi conviene non sconfiggerle, dai. Siamo proprio gli opposti. Lui va bello e buono dritto, quindi sono io che sto facendo tutto il lavoro sporco. Chiamiamolo sporco, lo sto ricenerendo. Cioè, lui ha fatto la sua mossa per battermi e. La cosa divertente è che non sta poi avendo successo. Avete visto? Ho contrattaccato con le sue attacchi di ghiaccio. Giustamente perché essendo un Roja, diciamo frutto del mare contrapposto, quindi più forte di lui, ma soltanto per questione di elemento, gli sto facendo leggermente.
gli sto massacrando l'anima ancora. Oh, non finisce più, è la miseria. Dimmi che l'ho annientato, perché mo mi sono un po' stancato. Dove sta? Ah, ancora qua c'è, cioè, e muori. Cioè, muori no, poverino, perché mi servi vivo sicuramente in futuro, però comunque l'ho fatto malissimo. Oh, è ancora persiste, è ancora vivo. Pure in aria. No, dov'è? No, che sfiga. Poteva essere un'ottima combo. Fuoco! Bellissima, bellissima. Ce l'abbiamo fatta, però è stata tosta. Uno è ferito, vedo che qualcuno è gravemente ferito. Chi è che è ferito? Ah, il coso di ghiaccio, ma io ho sconfitto a tizio che è sempre qua. Un attimo che devo aiutare a uno che a quanto pare è nei guai. Sì, Rabbe, tu ce la fai da solo a campare, tranquillo. Chi è quello là che intrappola? Perché se lo aiuto, dopo ci dà tutto un supporto. Chi sarebbe? Ah, è Marco. Assolutamente, diamogli una mano e distruggiamo cose. Bellissimo, abbiamo massacrato un po' di persone. Intanto ho aiutato a Marco, quindi questo significa un supporto. Avremo un doppio supporto. Intanto, mamma mia, abbiamo conquistato la zona. Quindi, ciao Marco. Marco, detto Marco la Fenice, perché infatti lui tiene un lui tiene il frutto zozo, che poi è pure leggenda. È di tipologia, come si chiamava? Non preistorico come quell'altro Drake, che è dedicato appunto a un pirata vero esistito, ma non mi ricordo bene, ma c'era avevano detto come si chiamava il tizio, soltanto che non mi ricordo il nome. Cioè, quello era tirannosauro, cioè era un allosauro, anzi mi correggo, specifico in maniera involontaria, però chiamiamolo che era un allosauro, ma non è un allosauro quel coso, comunque. E intanto abbiamo conquistato pure sta zona. Cioè, ho proprio... sto facendo di tutto di più. Rapper dov'è? Là, mio fratello sta lì, bravissimo. Stavo pensando... Ah, ecco. Mentre la Fenice è un animale leggendario, quindi... come veniva chiamato? Aveva un nome tecnico, lo chiamano spesso. No, perché? No, bastardo. Cioè, bastardo in senso... No, che hai fatto? Ha distrutto completamente il passaggio. Ma dai. E noi come facciamo a passare? Cioè, a passare no, perché però... Come? Lo sto facendo appena mo! Io sto facendo la mossa! Ma cosa? Cheat! ecco, questa è la scena più fastidiosa di tutta la saga. Mo uno mi può dire quello che vuole, però... Tutti che possono star male per la situazione di Ace, che è quello che mo vedrete... Però se l'è cercata lui. Guarda, guardatelo. Guarda come gli girano le scatole. Guardalo, vedi come poi se la cerca lui. Cioè, parentesi, ci siamo impegnati a... parentesi, è stata bellissima. Quello che ho fatto prima è successo ora, praticamente, è fantastico. Ma questo con chi faccio? Ma con questo, dai. Solo che non si potrebbe competere contro di lui, perché lui è lava, io sono fuoco, tecnicamente vince lui. Ma per via del roggia, per la questione del roggia, del frutto...
te sparisci che mi girano le scatole solo avere uno come te, dai. Allora, dicevamo, se non qua mi dimentico. Sì. Praticamente, mo vedete tutta sta scena. Mo spero che non finisce così con Ace subito, perché sto usando lui, quindi dovrei sopravvivere. Cioè, mi sono arrabbio. Perché questo sarebbe più come boss fight, più che altro, lo vedrei. Mo è soltanto giusto per far qualcosina, eh. Perché avete visto Ace come ha accettato la provocazione? Quello che mi dà fastidio. Ha accettato una provocazione. E diciamo che la sua situazione finisce male proprio per via della provocazione. Ma uno mi può dire quello che vuole, però tutti quanti mi possono pure dire Ace, povero Ace. Però lui poteva benissimo scappare. Per quella parentesi, però sapete con me le serie anime vogliono farti soffrire, no? Ecco qua che succede. Le scene sono le stesse, bellissimo. Peccato che lui... Guarda, la stessa scena è proprio bellissima. Vedete come ha detto, come vi ho detto prima io. Che silenzio, madò. Qua era incazzato nero barba bianca, l'ha buttato male, anche che in teoria doveva andare a sfondare completamente tutto il palazzo della marina per quanto era incavolato. Però dettagli. Ah, finisce. Eh sì, perché io ho usato Ace. Poi perché ho usato Ace in pratica succede sta cosa. A sto punto ci tocca usare qualche altro personaggio, se vediamo un po'. No, vi lascio sentire sta scena perché comunque è quella più pesante. Anche questa è cattivuccia, questa è, guarda, vedete quando mi ha fatto fangosciare anche in questo gioco, no? Bastardi. Luffy, 俺がこれから言う言葉をお前
È brutto, sì. Rimane quello sguardo. Rubber rimane scioccato fino alla, per molto tempo. In questo modo rimane scioccato. Raga, scioccato è dir poco. Mo, attenzione. Io ho finito così. Ma non so se si può, come dire, continuare. Perché io ho usato Ace. C'è una probabilità che può continuare in altro modo. A parte che ho sbloccato Ace. Ah, vedete, posso... Ora puoi selezionare il costume Arena Ford. Sì, bruciacchiato e rovinato praticamente. La fantasia dei costumi, no? Io sono indeciso se fare un attimo un'altra parte, perché non so se continua a sto punto, perché sia Rubber e sia Ace ancora. Però è durato poco. Sì. Ok. Allora, tanto tra uno di... allora finiamo allo stesso modo. Tra uno dei due. Mo abbiamo la scelta di fare o Jinbei o Crocodile. Io Jinbei non lo userei. Perché questo? Perché avendo che conosco la storia, e molti anche di voi la conoscono, probabilmente lo rincontriamo nel nuovo mondo. E lo sappiamo che lo incontriamo nel nuovo mondo. In ben due casi, circostanze. Quindi evito di prenderlo e usiamo Crocodile, perché Crocodile da qui non lo vedremo più per un bel po'. Quindi scegliamo Crocodile. Quindi stavolta sono due mappe, ma credo che è la stessa. Quindi bene o male dobbiamo scappare adesso, dopo che mo praticamente Rubber è inutilizzabile perché comunque è scioccato. Ace ha fatto la sua bella fine e brutta fine, dai, sono onesto, dai, sono gentile. È durato poco e allora a sto punto dobbiamo finire. Essendo una situazione molto importante, vedi, Jinbei deve portare Ace Rubber in salvo. Non riesce a riprendersi, infatti la cosa è pesante. Guarda chi c'è. È arrivato sto disgraziato. Barba Nera Teach, che poi hanno detto, hanno usato il nome suo vero, eh? Eh sì. Ah, sapete perché ha ucciso il suo compagno a bordo? Non so se lo spiega qua, vediamo. Vediamo se lo spiega il perché. Vabbè, questo è un antipatico, può anche sparire per i miei gusti. Vedete qua, lui lo aiuta infatti. Sì, lui è un dottore, infatti è vero. Sì, qua spiega un po' la situazione. Infatti Jinbei lo prende e poi lo passa tra Falgarlo.
Ecco che era giocabile Jinbei. Però noi usiamo Crocodile, perché Jinbei lo possiamo usare successivamente sicuro. Allora, non vi dispiego allora perché Barbanera ha ammazzato praticamente come si chiama? Un suo compagno di ciurma. Praticamente che è successo? Ve lo spiego subito. Diciamo semplicemente che il caro disgraziato infame qui l'ha ammazzato per un banale, non banale motivo, per un motivo abbastanza fattibile. E praticamente perché, come dire, ah ecco, il suo compagno aveva riuscito a trovato ciò che Teach voleva. Uno direbbe cosa? Il frutto del mare, perché lui stava cercando un frutto del mare particolare, indovinate qual era? Quello che ha rubato lui, cioè ha ammazzato il suo compagno per ottenere assolutamente il frutto Black, non mi ricordo come si chiamava. Intanto in tutto ciò stiamo potenziando un poco il nostro protagonista, eccolo qui. Sì, perché serve un po' di attacco a lui. Intanto abbiamo livellato abbastanza bene. Le abilità ce le abbiamo tutte, quasi, in realtà, però impostazioni da non possiamo impostare niente. Bene, voi non l'avete visto, mo lo esamineremo. Ecco, lui viene salvato da Buggy. Strano, Buggy che era un cattivo all'inizio, adesso è diventato uno dei più importanti e compagnia bella. Mo vediamo un altro Roger in azione. Solo che il caro Crocodile attacca molto a distanza, non è molto ravvicinato come Ace a confronto. Ah, ho sbagliato. Una delle sue abilità è diventare tutto di sabbia e volare. Praticamente i suoi attacchi sono tutti da volare adesso. E la cosa bella è che lui può fare danni ad aria. Soltanto che devo scappare in qualche modo. So che c'è quel Twitch, ma io posso passare. Ecco, no, sto vedendo come fare. Ah, ma dobbiamo ancora continuare. Distruggia. No, che è successo? Io volevo fare l'abilità. Oh, ma ci sono sempre tutti. Intanto, facendo sta cosa, avete perso la specialità, la mossa speciale di coso, di Crocodile, che ha fatto una brutta fine a tutti. Che bello, cioè, non avete visto come ha sconfitto tutta sta gentaglia? Ecco qui, vedete che lui è un personaggio rispetto a Ace diverso. Combatte ad aria praticamente. Come vi avevo detto prima. Però è uno della fotta dei 7, quindi avendolo potenziato adesso, prima ho avuto un po' di difficoltà a giocarci perché faceva pochi danni, adesso l'ho adattato bene. Facciamogli la mossa speciale così vedete come funziona. Però non è la sua mossa speciale spada, che quello io lo voglio, assolutamente. Piuttosto, dove dobbiamo andare? Ah, sì. Pure Aokiji è arrivato, oh, troppa gente, troppa brutta gente. Apparsi col cavolo, io devo risolvere un problema più serio, devo andare prima qui sopra. Sì, perché aiutando a loro è la cosa migliore. E là, Aokiji, un'altra volta. Mo dovremmo avere la stessa situazione. Belli forti. Vediamo se riusciamo a tenere di testa stavolta. Oh, ce l'abbiamo fatta benissimo. Perfetto, non bene, benissimo. Guarda come me ne vado bello bello felice, contento. Guardate, guardate, avete visto quanto sono stato forte? Mi sono spostato in maniera brutale. Guardate, 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 guardate. Perché praticamente questa è una delle sue abilità. E mo distruggiamo tutto.
Mamma mia, è pericolosissimo adesso. Vabbè, l'ho reso giusto quanto deve essere lui, eh. Cioè, lui così è. Lui è molto pericoloso in tutto ciò. Ma non abbiamo nessun altro avversario? Che ancora sta qua questo, sparisce. Bene, ormai posso anche annullare la mossa. Ecco. Ma non c'era Okiji un minuto fa? No, è arrivato. Sono arrivati, sono arrivati. Non ci credo. Sparite, pacifisti pure. Comunque Crocodile è troppo bello come personaggio. Peccato che non gli hanno fatto la skin, non so se si sbloccherà, quella lì dove di Impel Down, che praticamente è il giubbotto nero, che è fighissimo. Infatti molte cose mancano, ma credo che le aggiungeranno o verranno messi come aspetti estetici più avanti, non lo so, si sbloccano insomma. Perché non tutti hanno sbloccato i contenuti dei personaggi, c'è da dire questo. Togliamo di mezzo tutta sta gente. Bello, avete visto che massacro che ho fatto? Bene, mo dopo tutta questa cosa io mo me ne andrei volentieri e cerchiamo di risolvere il problema con quel disgraziato di Aokiji che sta lì, che sta dando problemi. Quindi non c'era un gigante qui? Ah, ecco, sconfiggiamolo. Madonna, quanti danni gli ho fatto! Avete visto i danni? Mamma mia. Andiamocene, andiamocene. Devo ancora correre. Madonna, ho fatto un massacro. C'era tutta un'armata qui. Madonna, che massacro. No, ma lui è forte. Non c'è niente da fare. A chi ho sconfitto? Dimmi che ho già sconfitto. No, spero di no. Cioè, mo sono arrivato, ho sconfitto qualcuno. Ah, ho sconfitto uno dei capi, ok. Avevo paura di aver sconfitto Aokiji immediatamente. No, Aokiji, quell'altro. Vabbè, comunque. Ah, ecco dove è Buggy. Buggy sta là sopra e sotto ci stanno. Ah, oddio, è vero, Buggy giustamente può muoversi soltanto con lo spostamento delle gambe. Quindi in pratica non può andare troppo lontano. Tu togliti dai piedi, sparisci. Maledetto. Pacifista. E muori. Ok. Però abbiamo ancora un problema. Dobbiamo risolvere il problema con una certa persona. Kizaru, eccolo là. Borsalino, Borsalino. Ecco qual era il nome che non riuscivo a... Intanto facciamo la mossa speciale e ole! A chi ho fatto fuori un po' a tanta gente. Bellissima, andiamo a togliere tanti pensieri a tanta gente. E mo conto Borsalino, siamo un po' tranquilli perché come personaggio apparso te pareva chi poteva apparire. Borsalino, come me, è un Roja, però è di luce, quindi la cosa positiva è che io sono tutto sabbia, quindi non mi fa nulla. E infatti, avete visto come ho giocato discretamente bene. Vabbè, non è che non mi fa nulla, è semplicemente che io sono sabbia, quindi la luce non credo che può far male a un corpo che praticamente non può toccare. Palesemente parlando, questa è la situazione. No, aspetta, mo chi è comparso? Ah, mo devo tornare indietro, raga. Sapete perché? Perché quello è un evento. Già ho capito che è un evento, quindi dobbiamo avviarci. Oddio, quanto è... Avete visto quanto stamina consuma? Sì, un attimo, mo vado anche lì, vado. Però prima devo risolvere il problema lì. Vedete il pacifista com'è? Devo aiutare questo imbecille. Madonna, quanta brutta gente. Ma veramente devo mettermi a competere con tutta sta gente. E vabbè, ho capito. Considera che questo imbecille di
sto disgraziato conosce benissimo a Crocodile. Infatti non ho ancora capito come mai si conoscono, ancora non l'ho capito. Però mo gli frego tutti. Vuoi quanto ne faccio fuori? Dimmi che ho fatto fuori un bel po' di persone. Wow, ho sconfitto ben tre avversari in un colpo solo, vabbè. Non mi sorprende. Vabbè, no, due. Peccato, mi aspettavo di più. Mo sono ancora più forte perché sono diventato di sabbia. Sparisci, fuori uno. Togliti, togliti, togliti. Adesso devo risolvere un sacco di problemi. Ok. Mo ti ho salvato, ringraziami dopo, eh. Grazie. Ringraziami dopo, devo risolvere un problema più grave che stanno morendo male, 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 male. Guarda, guarda, guarda quanto è. Hai visto che cosa ho appena fatto? Corri, 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 corri. Madonna. Dove siete? Dove siete? Troppo. No, non mi trollare, non mi trollare, non mi trollate, non mi trollare. Ora sì che si ragiona. Proprio ho saltato qualcuno, ho saltato. Ah, ecco qua. Togliamo di mezzo tutta sta gente, vi ho aiutato, vi ho salvato, ringraziatemi. Bene, proprio quella cosa, ho fatto quello che dovevo fare, ora posso anche andare, mo posso andare a risolvere il problema lì. Cioè, è bellissimo, beh, ma Crocodile è forte. Boh, Madonna, avete visto che cosa ho appena fatto? Ma Crocodile, essendo, vi ripeto, si vede differenze tra quelli là della CP9, si vede quelli là che sono della flotta dei 7, o quella della flotta dei 7, anche se lui è un ex membro della flotta dei 7, e basta, stai rompendo. Ok, ho capito, mi stai scocciando. Sparite. Oh, mamma mia, ne ho tolti qualcuno, mo tocca solo a te. Oh, mo sono diventato sabbia. Il problema è che il sabbia è lava. Forse c'è qualche problemino. Perché quello mi colpisce, mi fa male. La lava colpisce tutto. Quindi, bello. Avete visto che ho fatto? Bellissimo. Comunque, buono. Ho fatto un massacro da non sottovalutare. Mo che dobbiamo fare? È strano che non possiamo affrontare. Uè, amicone, sei un gigante qua, eh? Vabbè, ti tolgo di mezzo, togliti. Finito? Abbiamo finito? Ah, guardate che succede, bellissima sta scena, epica. La cosa bella di Touch, ovvero Barba Nera, praticamente ha 6 pistole come era nella versione originale sua. Questo è bellissimo, che qua spiega che non sarà lui quello che diventa il re dei pirati, ma sarà qualcun altro. Questa è una scena bellissima. Ah, dovete sapere, quando muore una persona con i poteri dei frutti del mare, dovete sapere che il frutto del mare ritorna negli abissi, nelle profondità marine, quindi come si teletrasportasse praticamente. E colui che muore, praticamente ritorna normale. Mo lui dice, ha detto una cosa bellissima: One Piece esiste veramente. Cioè, poi quella cosa del tipo fottetevi. Mo vi ho detto una cosa che è ancora peggio. Convinco agli altri di essere dei pirati. Sì, è morto in piedi. Sì. Edward si chiama pure. Che poi è riferito a una nave, mi ricordo. Il nome è Edward, raga. O da un altro pirata, non mi ricordo. Guarda sto bastardo che fa. Guarda questo disgraziato che fa. Qua non si vede e non lo fa vedere neanche nell'anime. Lui, questo disgraziato,
Guardate cosa fa, questo è bastardissimo per il nuovo mondo. Lui ha il buco nero come arma, il black, o non mi, o il dark. Infatti, vedete? Questo è il black hole, eccolo qua, come vi ho detto. Mo' guarda che cosa fa sto disgraziato dark, ve l'ho detto, il frutto dark. Praticamente sto disgraziato può assorbire i poteri dei frutti del mare e adesso lui può sfruttare anche il potere del terremoto di Barba Bianca. Mo' ditemi quanto è disgraziato. Infatti lui nel nuovo mondo prende il posto di Barba Bianca come il quarto imperatore. Ma ci sta lui come pirata, il cattivo della situazione. Ah, mo devo affrontare pure Touch. Vabbè. Ci sta, dai. Però Touch può anche levarsi da quel paese. Può essere un grande, ma levati. L'unica cosa che Touch non è molto debole. Diciamo che è pericoloso per tutti coloro che hanno i frutti del mare, perché come nell'anime, lui assorbe, può assorbire tutti i frutti del mare, quindi come me per esempio, in questo caso mi può assorbire in qualsiasi circostanza. Vedete quanti danni non gli faccio? Gli faccio poco e niente, mentre un personaggio che usa spade o comunque non ha i frutti del mare può leggermente essere più pericoloso. Ditemi voi sta cosa, cioè ci sta pure per logica. Lui è un buco nero praticamente, quindi assorberebbe tutti i danni dei frutti del mare. Questa sarebbe la dinamica del suo personaggio. Infatti è molto un supporter. Infatti non è un personaggio a corpo a corpo. Ma se vede, gli sto dando tanti danni perché sono da vicino. Ah, ci limitiamo pure nel combattimento, mo. Ah, mo giustamente alterna lo stile di combattimento, no? Furbacchione, perché mo lui io non l'ho affrontato vedete come mi ha assorbito nel buco nero, mi ha mandato sto disgraziato. Sai come si può sconfiggere un personaggio giustamente con i frutti del mare? Utilizzando l'acqua del mare. Mo uno direbbe allora, e chi può sconfiggere? Un uomo pesce, ragazzi, un uomo pesce, in questo caso Jinbei. Jinbei sfrutta il mare per fare i danni, soprattutto con l'acqua. E infatti lui è, diciamo, ha fregato Moria nell'anime bagnando tutti i suoi zombie. Madonna, ci hanno assorbito tutte e due. Ah, Madonna, che male. Teach, attenzione che cambia la sua dinamica di gioco tra il nuovo mondo e la versione pre, perché non aveva i due poteri, ok? Rispetto al nuovo mondo, quindi cambierà la sua dinamica di combattimento. Ah, vedete com'è arrivato incazzato. Lui invece vuole dare fastidio a tutti, cioè proprio niente da fare. Guarda che combattimento, oh, non finisce più sto combattimento. Pure questo è importante, questa scena. Bellissima. Poveri, e KO proprio. Senso, ora se ne chita.
Soy su Rufi. Mugiwara? Mai ni agetai takara no chizu ga aru nda. Honto ka oi? Matteru, todokeru. Ovviamente, basta che prendi il tesoro, Buggy. Che loro due sono stati, Shank e Buggy, sono stati lustrini, chiamiamoli così, mozzi, nella nave di Gold Roger. Quindi sono personaggi importantissimi alla fine. Barbanera, è disgraziato proprio. Sì, non credo che vogliono competere contro uno dei quattro imperatori. I quattro imperatori sono i più pericolosi e forti pirati della saga di One Piece. Mamma mia, bella giocata davvero. Io credo che abbiamo fatto una bella partita e abbiamo visto veramente tutta la situazione per arrivare al nuovo mondo. Ecco qua, vediamo che spiega la situazione. È cambiata leggermente il colore delle giacche dei... Boa Hancock, vabbè, da su. Guarda come è stato depresso per un mese intero, Rubber, per quasi un mese intero, cioè guardatelo. E qua gli fa capire che effettivamente che ha degli amici. Vedete, perché loro sono stati tutti e tre trasportati in tutt'altre zone. Qua mo passa la cosa bella, 3 anni. Qua poi lo spiega, poi guardate. Vedete, perché lui non sa dove effettivamente dove sono finiti tutti i personaggi, però tutti i suoi amici. Ecco, lui manda un messaggio alla Marina e scrive sul suo braccio, perché non si legge, io non l'avevo notato inizialmente. Vedete? Sì, ci sono, perché sul suo braccio scrive una cosa. Tutto lui dico chiaro, chiaro, chiaro. E specifica sul suo braccio, non una... come dice alla... fa un segno sul braccio dicendo che non sono... non tra 2 anni, sono 3 anni. Sbagliato là, sono 3 anni. Perché la diceva, vedete, cancella... No, 2 anni, è vero, non 3 giorni, o non 3 day, 3 giorni, ma tra 2 anni, è vero, non... Quindi crescono, considera che però è passato quasi un anno da quando è successo tutto quel casino fino a Marineford, ok? Mettiamola in chiaro, lui si è allenato dopo un tot tempo e poi dice 2 anni, quindi sono passati quasi 3 anni palesemente. Mamma mia, che casino! Oddio, si ritorna al nuovo mondo, raga! Allora, interessante! Allora vuol dire che forse arriveremo agli uomini pesce? Punto interrogativo? Siamo ritornati quindi indietro? Vediamo un po'. No, non siamo tornati indietro, però... però siamo al nuovo mondo. Ma ho piccola curiosità. Come si può tornare nella versione precedente? Non si può tornare. Speravo. Vedete che qua... Invece sì. Perché puoi fare questa zona qua, capito? Vero, vero, furbacchioni.
furbacchioni disgraziati. Bene ragazzi, credo che qua è finito. E se io torno indietro, vediamo le persone del nuovo mondo, ci sta. Bene ragazzi, qui la stoppiamo, al prossimo video, qui del 38, passo e chiudo. E arriviamo finalmente al nuovo mondo.